Devo fare un altro salto, quindi andiamo a San Valentino. San Valentino abbiamo pensato di mettere un testo scritto da Angelo Longoni, diretto da Angelo Longoni, ma non interpretato. Molto bello, l'amore migliora la vita. Un testo che quando lo leggi ti dà sereni. Ettore Bassi, Gaia De Laurentiis, che sono qui, tornano qui, sono stati già in quest'ultima stagione. Direi Angelo. Descrivici lo spettacolo, raccontalo tu. Allora, nello spettacolo ci sarà Giorgio Borghetti che non è potuto venire, Gaia De Laurentiis, Eleonora Ivone e Ettore Bassi. Il mio percorso drammaturgico è sempre stato quello di scrivere e dirigere testi che in qualche modo parlassero del presente, che in qualche modo avessero le radici in profondità della nostra società e che cerchino di creare anche una riflessione sui difetti che della nostra società, del nostro modo di vivere. La commedia all'italiana, che è un po' il percorso che sto cercando di fare unendo il divertimento con l'analisi sociale, che è un lavoro che sto cercando di portare avanti da anni, è il solco sul quale mi sto muovendo, oltre a altre esperienze che sto portando avanti, alcune con Alessandro. In questo caso è la storia di due famiglie che si incontrano una sera a cena, un uomo e una donna, due matrimoni, che devono discutere del futuro dei loro figli. Il problema è che questi due figli, che loro credevano essere amici, in realtà sono fidanzati. E il problema è che sono due maschi. E quindi devono fare i conti con il loro modo di essere, con la loro cultura, con la loro sensibilità. È evidente a tutti che l'amore migliora la vita, ma non sempre avviene. Ma infatti questi genitori non sanno riconoscere l'amore quando non è esattamente quello che loro vogliono e quello che loro si aspettano per gli altri e in questo caso per i figli. È una commedia dove si ride molto, molto, molto scorretta, un po' cattiva, che metterà a nudo un po' le contraddizioni e l'ipocrisia di tutti noi. Buongiorno, felicissima di essere di nuovo qua per il secondo anno consecutivo e soprattutto felice di lavorare con Angelo. È stato un colpo di fulmine quello verso questo testo e poi una cosa, Angelo, non credo di averti mai detto, insomma, è nell'ordine del giorno per gli attori incontrare registi e poi non essere scelta, sì, no, insomma, è una cosa. In questo caso noi ci siamo incontrati 17 anni fa, 16 anni fa, mi ha detto dopo un bel incontro di no. E non mi è mai andata giù. Ma veramente, era per madri, Amanda, e ci rimasi veramente malissimo. Non capita tutti i giorni di rimanere. Beh, no, l'ho detto pubblicamente. No, lo amo artisticamente da sempre, perciò per me è insomma, un obiettivo raggiunto molto importante. Il testo è straordinario, è molto attuale, parla di ipocrisia, di difficoltà nel mettere in atto poi quello che si dice così a parole. È un testo attuale, il tema dell'omosessualità, insomma è molto divertente e lascia un amaro in bocca e parla anche insomma della piccolezza degli esseri umani, della difficoltà appunto nell'essere coerenti. È un tema che amo molto. I miei compagni di viaggio, Elena, Giorgio, Ettore, sono amici. Per cui penso ci siano tutti i presupposti per fare un ottimo lavoro. Passo la parola a Elena, Eleonora. Buongiorno, sono uno dei quattro personaggi scorretti, cinici e anche un po' cattivi di questa commedia. Sono, credo, tre caratteristiche che fanno parte della commedia all'italiana e l'amore migliora la vita è una frase, un'affermazione che può sembrare un'ovvietà, che invece nasconde un sacco di piccoli segreti, perché
è vero che migliora la vita, ma per migliorarla vanno superate un sacco di difficoltà. E in questo caso questi quattro personaggi, che sono anche dei genitori, a un certo punto si devono scontrare con una realtà difficile, no? Che è quella di superare la propria ottusità e il proprio malessere, di non essere concentrati sul proprio malessere per fare il bene degli altri, che in questo caso sono i figli che sono sempre altri da noi, no? E si creano situazioni in cui si tirano fuori, forse ridendo, le parti peggiori di noi. Quando l'abbiamo letta, tutti e quattro ci siamo innamorati immediatamente, abbiamo aderito e speriamo che vi divertiate con voi come noi stiamo facendo già da tempo. Buongiorno, io sarò brevissimo anche io, loro hanno già detto tutto. Dopo Trappola Mortale che ho portato quest'anno e che ho visto, che è stato un bel successo, mi è piaciuto, spero di replicare questo spettacolo, ma ne sono sicuro. L'amore migliore alla vita potrebbe essere anche una domanda, a quel punto interrogativo, e quindi se volete mettetelo e quando venite a vedere lo spettacolo poi troverete le vostre risposte, io sono sicuro che vi piacerà. Buon divertimento. Grazie. Devo dire che il titolo potrebbe essere anche un mantra, se uno lo ripete, no, alla fine ci crede e ti senti meglio, no? Perché devo dire che questo titolo ha creato, soprattutto quando abbiamo fatto i questionari che noi chiediamo, insomma, se vi l'alimento vostro, una soddisfazione generale, no? Una serenità, un bel titolo, bravo. E sempre in tema di coppie, quindi di rapporto interpersonale, abbiamo un testo scritto da Stefano Reali, Appuntamenti al buio. Devo dirvi, la scheda non è completa perché la produzione deve ancora ufficializzare il cast definitivo, però Michel Andreozzi, che farà parte dello spettacolo, è qui. Tra l'altro vi chiedo un applauso perché si è sposata ieri e quindi insieme al povero Massimiliano Lato, che è qui, che se si alza in piedi, ringrazio a tutti. Sì, a voi. Sposato me. Ecco. Tanto fanno tutte le donne, è stata lei. D'altra parte l'amore migliora la vita, no? Io sarò brevissimissimo rispetto a quel signore che è diventato il protagonista della mattinata. Sono felicissimo di essere qui anche perché è il teatro dove ho debuttato come autore drammatico nel lontano 1981. Tu mi sai che c'hai ancora i pantaloni corti? Non era nato. E tra l'altro il testo mi ridete molte soddisfazioni, per cui per me ho fatto anche un'altra cosa di 2-3 anni fa che è andata molto bene. E soprattutto sono felice perché ho l'occasione di lavorare con un'attrice che seguo da tempo, che si chiama Michel Andreozzi, e che è una grande persona. Che non c'era, quindi ho preso Michel Andreozzi. Sono talmente pazzo di lei che sto facendo con lei contemporaneamente una fiction di 8 puntate, uno spettacolo teatrale qui, che forse abbiamo un Oscar, forse dei concerti. Sì, concerti anche. È un testo che parla sull'impossibilità della coppia di oggi di conservare quell'intimità che servirebbe a fare in modo che la coppia duri. Perché oggi noi siamo sempre disponibili, siamo sempre reperibili, siamo sempre rintracciabili tramite internet, tramite WhatsApp, siamo sempre localizzabili e spesso non abbiamo più la possibilità di impedire a chi vorrebbe molestare, spesso per invidia, ma non sempre, a volte in buona fede, la serena capacità di due esseri umani di stare insieme. Quindi è un gioco un po' a scatole cinesi in cui due coppie di amici attorno alla mattatoriale bravura di Michela cercano di conservare quello che resta della possibilità appunto di essere felici insieme e si pone il tema che poi alla fine tutto sommato è riassumito in una frase: il vero lusso che ci è rimasto è il tempo per noi stessi. Ed è un tempo che spesso non abbiamo più, perché abbiamo, a Roma si dice, abbiamo da troppi resti a troppa gente. Quindi in questo caso, in questa particolare storia, che è anche un po' lievemente autobiografica, perché poi le due coppie in scena sono due coppie di artisti, o perlomeno di lavoratori in uno spettacolo, che vuol dire riuscire a pagare onorevolmente l'affitto alla fine e in qualche modo farcela,
In questa situazione io passo la parola a Michela perché mi sono incartato e non so più che dire. Perché devi scrivere, non devi parlare. Niente, sono di casa a San Alberto, sono felice di essere qui da Alessandro di nuovo, ci sono tantissimi amici, devo dire che Stefano ha un entusiasmo incredibile quando racconta l'umanità dei personaggi che vuole mettere in scena. Mi interessava fare un passo ancora avanti rispetto ai personaggi che ho portato in scena fino adesso, quindi sempre comici, sempre brillanti, però adesso con un'umanità, con delle relazioni dietro da sondare. C'è anche la musica, lo possiamo dire, che è fondamentale, mi è sembrato subito questo profumo di Broadway, mi ha molto accesa e niente, mi sento protetta da questa idea, da questo progetto, mi sento cullata e portata. Questo va detto, sì, siccome la coppia sono un autore drammatico e una performer, cioè una che canta, balla e recita nei musical, che però in 20 anni che si stanno insieme non hanno mai lavorato insieme, e questo chiunque di noi sa che genera una serie di possibilità anche molto divertenti. Quindi Michela canterà, ballerà in scena e probabilmente ci farà vivere anche tutto ciò che succede, che avviene prima della composizione. Va bene, quindi questo grazie di averci accolto, Alessandro. Grazie. Onorata di essere con voi.